Buonasera e benvenuti a tutti i presenti e a tutti coloro che si sono collegati e lo faranno anche in seguito a questo pomeriggio presso la Fondazione di Studi di Storia dell'Arte Roberto Longhi, che è caratterizzato da un evento davvero speciale. Stiamo per dare il via alla presentazione di un volume straordinariamente importante che si intitola, nella sua sobrietà assoluta, Caravaggio 1571-1610, una monografia di cui è autrice Rossella Vaudrey, con note tecniche di Claudio Falcucci. È mio dovere, ma direi prima ancora mio grande piacere, portare il saluto della Presidente onorario Mina Gregori, che con un suo messaggio così saluta gli intervenuti. Sono molto lieta che venga presentata alla Fondazione Longhi la recente e importante monografia su Caravaggio di Rossella Vaudrey. Si basa tra l'altro su una verifica della tecnica pittorica dell'artista, indagata quasi a tappeto, grazie alla collaborazione dell'ingegner Claudio Falcucci e messa per la prima volta a sistema. Si tratta di un interessante tipo di ricerca che ho avviato, sicura della sua estrema importanza, per individuare i passaggi, i cambiamenti e le trasformazioni della tecnica di Caravaggio e del suo stile nel corso della sua breve esistenza. Ne emerge un artista assolutamente rivoluzionario, che sradica la tradizione accademica cinquecentesca e di grande fascino per la nostra contemporaneità. Ricordo quando, proprio con Rossella Vaudrey e Claudio Falcucci, abbiamo iniziato a studiare con qualche emozione il ragazzo morso dal ramarro acquistato da Roberto Longhi negli anni venti. Auguro una giornata di riflessione e di interessanti discussioni utili al lavoro scientifico della Fondazione e allo studio dei borsisti e porgo un saluto riconoscente alla Presidente Cristina Cidini e a tutti i presenti, tra cui mi piace ricordare Francesca Cappelletti, autrice di una precedente importante monografia su Caravaggio. Quindi credo che saluteremo con un applauso la nostra Presidente onoraria. Le circostanze sono già state ricordate proprio dalla viva voce della professoressa Gregori, in cui l'analisi svolta dai due autori si è concentrata su questo ragazzo morso dal ramarro, che è il gioiello più prezioso della collezione di Roberto Longhi, e altresì dà una materia ininterrotta di riflessioni e di scoperte molto interessanti e affascinanti. Ma non voglio anticipare nulla del libro, di cui verrà appunto fatta ampia presentazione. Ringrazio, oltre alla Presidente onoraria perché ci ha aperto il pomeriggio con queste sue parole, i consiglieri presenti, li ho visti, li ho salutati, e ringrazio il dottor Claudio Paolini, che è di recente nomina il direttore scientifico della Fondazione, ha l'importante e impegnativo ruolo di succedere a Maria Cristina Bandera. E ringrazio il dottor Paolo Benassai, che come sempre è l'artefice di tutti i nostri incontri e il responsabile di una straordinaria attività didattica alla quale proprio le persone presenti collaborano sempre generosamente, e anche per questo le ringrazio, sia Rossella Vaudrey, Sandrina Bandera, Francesca Cappelletti, sono tutti i nostri docenti e sono vicini alla Fondazione con affetto e con impegno. Io mi sono presa come dire, il compito molto delicato di introdurre brevemente i due autori, ma assai brevemente, perché i loro curricula occuperebbero l'intera serata e questo non è di gradimento nemmeno di loro stessi, immagino. Perciò sintetizzo al massimo il curriculum, o comunque il profilo professionale peraltro notissimo, di Rossella Vaudrey, che nel suo costante servizio del Ministero per i Beni Culturali, oggi Ministero della Cultura, ha concluso la sua lunga e impegnativa carriera come soprintendente speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo Museale di Roma. Colleghe in questo nei nostri ultimi anni, lei a Roma e a Firenze, e si è creata e si è consolidata una grande intesa sulle nostre rispettive esperienze. Ha insegnato come professore a contratto presso varie università, ha organizzato restauri, una serie di esposizioni in Italia, in Europa, negli Stati Uniti e poi in altri paesi, compreso l'Estremo Oriente, e come l'incontro stesso dedicato al suo libro va a dimostrare, ha approfondito in quell'ambito che a lei di studi, a lei particolarmente caro e familiare, Caravaggio, i caravaggeschi, il Seicento Romano, ha approfondito gli aspetti tecnici grazie appunto alla collaborazione, in questo caso, con l'ingegnere Claudio Falcucci. Ha numerose onorificenze, ma io non posso non concludere con un piccolo aneddoto personale tra le tante cose che abbiamo condiviso. Donnescamente ci siamo recate ad un mercato di antichità cinesi
a Pechino e ci siamo imbattute in una gerla piena di sfere di ceramica variamente colorate. E lì, sempre donnescamente, abbiamo rovistato, mettendo alla prova la pazienza del venditore cinese. E ne siamo emerse, infine, da questa lunghissima disamina, con una sfera ciascuno. La sua era sontuosa, rossa e nera, una vera, come dire, un'espressione del barocco romano. La mia era blu con racemi bianchi, robbiana. E quindi abbiamo riso a questo punto, vedendo come ognuna di noi aveva introiettato il DNA artistico della propria città e di come anche inconsciamente lo trasmettevamo a un'attività così ludica come era scegliersi un souvenir in Cina. Ecco, il curriculum di Claudio Falcucci non sono riuscita a sintetizzarlo e ne espongo di uno lunghissimo che però ce lo presenta, è laureato in ingegneria nucleare, borsista e docente in varie situazioni, con prestigiose istituzioni, collaboratore dell'Università di Roma della Sapienza, dell'Accademia Nazionale dei Lincei e soprattutto dedito con assoluta costanza dagli anni 90 al monitoraggio ambientale e alle metodologie per lo studio e la conservazione delle opere d'arte, che appunto ci sono particolarmente care perché ci portano all'argomento che oggi trattiamo con il libro da loro scritto. Tra le numerose opere d'arte che ha potuto affrontare, naturalmente importanti quelle di Caravaggio, che sono al centro dell'attenzione di oggi, ma mi piace ricordare che noi ci siamo conosciuti attorno alla Tavola Doria, un dipinto problematico recuperato da una situazione internazionale sulla quale insomma, ci siamo variamente esercitati, lui con i suoi strumenti e io con i miei, senza risolverne il mistero, ma avvicinandosi indirettamente al grande Leonardo da Vinci. Dunque, si preannuncia un pomeriggio veramente interessante e sono lieta di salutare a questo punto e ringraziare molto di cuore le presentatrici che hanno accettato il nostro invito. E sono, anche loro non c'è bisogno di presentarle, Francesca Cappelletti, direttrice della Galleria Borghese a Roma, Sandrina Bandera, già soprintendente della Soprintendenza di Milano per i beni artistici e storici. Quindi ascolteremo, credo, cose di grandissimo interesse e ringrazio voi tutti che la seguirete insieme a noi. Buonasera, sono Francesca Cappelletti e ho questo compito del quale ringrazio per l'invito, ringrazio la Fondazione e ringrazio poi Rossella Vaudré per aver pensato a me, perché è sempre difficile presentare un nuovo libro su Caravaggio, quindi anche in questo caso devo dire è stato molto interessante trascorrere questi ultimi tempi con Caravaggio e con Rossella, perché poi oggi non vogliamo parlare ovviamente di Caravaggio, ma vogliamo parlare di questo libro e quindi di questo approccio completamente nuovo, di questa vita nuova che l'autrice ha saputo dare al genere della monografia. Io vorrei soffermarmi un momento su questo, perché diciamo che attraverso Caravaggio Rossella Vaudré ha frequentato tutti i possibili generi letterari ultimamente. Abbiamo visto questo catalogo molto denso che raccoglieva le indagini diagnostiche fatte su un gran numero di dipinti caravaggeschi, un'impresa anche quella titanica, perché questo è un po' anche la maniera di affrontare gli argomenti alla quale Rossella ci ha abituato, no? Cioè si prende un argomento e poi dopo si analizza fino in fondo, quindi ha fatto questo con gli stati delle anime degli archivi a Roma, ha fatto questo con le opere di Caravaggio, ma qui vedremo perché per fortuna dal punto di vista della diagnostica ma anche dagli altri, proprio leggendo questo libro si capisce che questa ricognizione così ampia non è finita, perché su molte opere questi dati non ce li abbiamo e questa sarà una delle mie domande finali per te, cioè quali sono i progetti futuri in questo senso. E dall'altra parte è sempre in anni recenti, quindi dal 2016 e poi 2017 e 2018
1908, la grande mostra che teneva conto a Milano già in grandissima parte di tutto questo aspetto di analisi approfondite sui dipinti. Quindi passando per questi vari tipi di pubblicazioni e di libri e di approcci, poi siamo arrivati alla monografia tradizionale, direi, una monografia che è veramente molto esaustiva, perché prima di tutto, appunto, si compone di saggi e del catalogo ragionato, che è quello che dà poi la più grande sostanza alle monografie sui pittori, ma ognuna di queste schede ha appunto un elemento completamente nuovo, perché c'è tutta la parte, la ricognizione molto approfondita degli aspetti di restauro, di diagnostica e quindi di analisi materiale del dipinto, ma anche di conclusioni sulla tecnica. Quindi non ci si ferma diciamo a questo aspetto, che potrebbe essere solamente, diciamo, un aspetto descrittivo di quello che succede, ma proprio grazie a questa collaborazione con Claudio Falcucci e a questa analisi continuativa delle opere dalla giovinezza fino alla maturità, appunto, perlomeno in tutti quei casi in cui è stato possibile, alla fine del libro noi ci rendiamo conto che veramente possiamo avere un'idea completa di come dipingeva il Caravaggio. Quindi qui torniamo anche a quello che abbiamo sentito all'inizio, quindi a questo così intuizione negli anni Ottanta di Mina Gregori di approfondire appunto questo aspetto della lettura tecnica delle opere di Caravaggio per capire i procedimenti esecutivi e anche quindi i procedimenti mentali, anche i procedimenti, diciamo, creativi dell'artista attraverso l'inizio, no, di queste analisi. Quindi da questo punto di vista io direi che negli ultimi 30 anni certamente sono stati raggiunti molti risultati importanti, e la maggior parte di questi appunto recano questo segno di Rossella. Quindi io devo dire che rifuggo sempre dall'autobiografia, però devo dire che fra l'altro sono molto contenta di essere qui a presentare questo libro, perché io ho cominciato a studiare Caravaggio e a pubblicare e organizzare la prima mostra in assoluto, quella del 95 sulla collezione Mattei, con Rossella, per cui Rossella per me, ma per tanti altri studiosi che in quel momento, diciamo, cominciavano ad interessarsi di Caravaggio, a cercare i documenti, a scrivere, è stato un punto di riferimento. Ed è stato un punto di riferimento sempre di grandissimo equilibrio e direi, questo si vede anche molto in questo libro, di capacità di approfondire, di accogliere, dopo aver ragionato alcune delle anche istanze o ipotesi che vengono da altri studiosi, ma sempre, diciamo, scegliendo, no? Cioè, secondo me tu sei veramente l'esempio della critica, nel senso che da alcuni studi scegli quello che pensi che possa andare bene per la tua visione dell'artista e quello che collima con le altre ricerche, e altre cose le rifiuti. Quindi diciamo che nel saggio si vede proprio questa opera di semplificazione e di sintesi. Io ti ho messo questa immagine perché in realtà, mentre leggevo il libro, quello che mi veniva in mente era il rasoio di Occam, quindi questa idea di tagliare tutto quello che non serve, perché poi tu giustamente all'inizio lo dici che ci sono stati, ovviamente c'è stata una proliferazione di studi su Caravaggio e di bibliografia sia scientifica che ovviamente di interpretazioni di altro tipo, no? Anche di scritti più romanzeschi, e quindi a questo punto andare a ritrovare veramente l'immagine di quest'artista, che è già un'immagine complessa di per sé, che ha attraversato varie città, che ha attraversato anche vari mondi, perché Caravaggio a Roma è uno che tiene in grandissimo equilibrio questo diciamo rapporto fra l'alto e il basso, no? Quindi sia nelle opere che nelle sue frequentazioni che nella sua vita, però è stata ulteriormente a volte complicata
proprio da tutte queste letture successive, in ogni possibile chiave, da quella letteraria a quella psicanalitica, a quella romanzesca, a quella cinematografica. Quindi veramente alla fine orientarsi, no? C'è bisogno di questa diciamo sintesi, ma anche di questa maniera delicata ma nello stesso tempo spietata, in cui appunto Rossella si è liberata di tutta una parte giustamente poi anche secondo me della bibliografia. E appunto la soluzione probabilmente, è vero che con il rasoio di Occam è sempre quella più semplice, no? La soluzione vera. Quindi molto spesso diciamo assistiamo a questo processo, cioè comparando tutta una serie di elementi, da quelli documentari a quelli sulla tecnica a quelli storico-critici, e poi ovviamente per primo l'analisi stilistica dell'opera, Rossella giunge a delle conclusioni che non l'allontanano mai da quello che poi noi veramente sappiamo dalla storia del pittore e dalle fonti, no? Per cui tu batti molto dall'inizio su questa, effettivamente diciamo su questo ritorno al capire qual è il concetto di naturale di dipingere dal modello, che tutte le fonti ripetono, mentre invece recentemente è stato molto messo in crisi anche questo, no? Di maniera di poter comprendere veramente quest'artista. Cioè è vero che Caravaggio dipinge dal naturale, è vero che tutti questi aspetti, diciamo, per ridefinire questi aspetti e quindi per scrivere il saggio, devo dire che qui Rossella ha fatto un grande sforzo, uno sforzo appunto anche di cercare di rendere coerenti i racconti delle fonti con tutto quello che poi dopo possiamo aver letto, no? Di interpretazioni anche diverse. E io avevo scelto questo dipinto appunto perché mi sembrava che l'idea di tagliare su tutta una serie di aspetti anche degli ultimi anni e della ricezione di Caravaggio fosse stato questo dipinto, diciamo, lo rappresentasse al meglio, perlomeno questo dettaglio. E poi però anche perché un altro aspetto che io ho apprezzato molto di questo libro, sempre a proposito di questa poi estrema chiarezza ed estrema sintesi di tutti questi studi, che non è così facile tenere insieme, è stato anche questo creare, oltre che discutere di tutte queste possibili nuove attribuzioni, interpretazioni e problematiche critiche intorno alla figura di Caravaggio, è stata anche di creare dei gruppi di opere e spesso di crearli intorno alla committenza, no? Quindi tu discuti anche proprio dei nuclei di committenza, non soltanto le opere di Caravaggio, che ovviamente si trovano ancora in loco insieme, quindi ovviamente c'è una bellissima e approfondita scheda sulla Cappella Contarelli, sulla Cappella Cerasi, ma anche per esempio i quadri Mattei, no? Sono trattati tutti insieme, perché lì anche diciamo è come se Rossella interpretasse anche un po' il carattere e un momento preciso nella vita di un committente, che viene rispecchiato da opere che non necessariamente a volte si possono collocare tutte quante in uno stesso periodo. Per i quadri Mattei, per due opere siamo sicuri che siano appunto a poca differenza l'uno dall'altra, però diciamo questo non avviene, no? Per altri committenti con cui Caravaggio magari è stato in rapporto per più anni di seguito. E c'è questo gruppo di opere barberiniane sulle quali secondo me anche su queste diciamo Rossella ha portato delle nuove letture e precisazioni, no? Per esempio questo l'abbiamo trovato con non accettato, no? Da Rossella, questo primo esempio di ritratto di Maffeo Barberini, che appunto recentemente aveva suscitato un po' più di consenso, e che invece diciamo
diciamo, Rossella mantiene giustamente questo meraviglioso ritratto, ritratto anche questo considerato di Maffeo Barberini, però forse anche su questo no, si può ragionare, perché poi noi non sappiamo con certezza nulla alla fine di questo quadro, cioè non è vero che non è così chiaro che venga né dalla collezione né dalla dispersione della collezione Barberini, perché è una notizia, insomma, poi se si legge bene l'articolo di Longhi lui anche lo dà come una possibilità, e non siamo neanche così sicuri che rappresenti lo stesso personaggio, no? Quindi la cosa anche molto interessante e secondo me molto nuova di questa monografia di Rossella, che si vede in una delle appendici, quella appunto sulle donne raffigurate da Caravaggio, è questa attenzione per il ritratto, perché poi in realtà negli inventari ci sono moltissime notizie di ritratti eseguiti da Caravaggio, no? Anche in inventari entro il 1610, quindi diciamo di persone che potevano essere ragionevolmente sicure che Caravaggio avesse eseguito il loro ritratto, e invece poi alla fine noi di ritratti eseguiti da Caravaggio con sicurezza ne conosciamo pochi. E faccio questo riferimento alla tua appendice sulle donne, perché effettivamente lì si ruota intorno a Filli de Melandroni, quindi diciamo a un ritratto che perlomeno conosciamo, ne conosciamo la fotografia, ne conosciamo diciamo comunque l'aspetto di questa ritrattistica caravaggesca. Quindi ecco, fra l'altro questo è un dipinto meraviglioso, ma diciamo da qualche anno, anzi forse da qualche decennio, praticamente rintracciabile, quindi è anche un quadro che sarebbe importante, no? Invece poter vedere di nuovo da vicino. E poi ecco, io volevo anche riflettere, proprio perché Rossella nella parte appunto sulle donne, su queste anche possibili identificazioni di modelle di Caravaggio, quindi un po' di occhio sul ritratto, sulla ritrattistica caravaggesca l'ha ulteriormente maturato, però queste sono le immagini sicure, no? di Maffeo Barberini, chiaramente in un altro momento della propria vita, e poi insomma in altri, a volte anche altri tipi di raffigurazioni con scultore, però ecco, bisogna capire, no? Nel tempo di questo personaggio, che è un personaggio sicuramente cruciale anche per Caravaggio, perché è un personaggio con cui lui era in rapporto da presto, e anche che apparteneva a quel mondo di intellettuali, di eruditi, di poeti nel quale noi dobbiamo mettere, no? la presenza di questo pittore, non solamente a Roma ma poi anche quando attraversa le altre città. Comunque il rapporto con gli intellettuali della sua epoca, e soprattutto il rapporto con i poeti, è un rapporto cruciale che a volte appunto si stenta a ricostruire o perlomeno ad assimilare, proprio perché di Caravaggio si conserva quest'altro lato più diciamo notturno, più così da vita dal vicolo, dell'osteria. Bisogna capire che questo è un pittore che è come in grandissima parte la città dove lui è stato più a lungo e dove ha sempre desiderato di tornare, no? A Roma, dove l'alto e il basso insomma sono tradizionalmente molto, molto vicini. E io poi, sempre per parlare di Rossella e di queste diciamo novità che emergono in questo libro, volevo dire per esempio quanto di alcune cose, di alcune datazioni io mi sia sorpresa, no? Poi questa sarà materia per altri incontri proprio sul libro più approfonditi, perché oggi non voglio ovviamente prendere tutto il tempo, ma voglio segnalare questi aspetti molto nuovi. Per esempio, ho visto che tu accogli questa datazione al 1602 della Santa Caterina Thyssen, no? Che metti dopo, quindi Gianni Papi ci aveva sorpreso con questa intuizione di metterla dopo la Contarelli, e vedo che per esempio in questo caso questa hai accolto questa idea. Quello che dicevo prima, cioè questo ragionamento sulle varie proposte, quindi l'accogliere alcune e altre no, quindi
quindi non diciamo in toto assimilare, no? Magari le ricerche o le conclusioni di altri colleghi, ma fare sempre questa scelta con questo grandissimo equilibrio. E secondo me lo studio, questo tipo di studio così accurato e così focalizzato sulla tecnica, ma anche sul rispetto delle fonti e sulla attenta considerazione degli studi, secondo me è anche sintomo di questa lunghissima pratica del museo. Nel senso che il museo, no, io mi rendo conto, diciamo da poco tempo, che il museo comunque costringe a questa osservazione molto più precisa e meticolosa degli oggetti, e quindi secondo me anche questo è tipico quindi di Rossella, perché come abbiamo detto prima, ma poi come tutti sappiamo, lei per tantissimo tempo, no, tutta la sua vita di storica dell'arte si è svolta a contatto proprio diretto con le opere. Allora io ho portato dalla Galleria Borghese, che conserva questi 6 dipinti di Caravaggio, adesso pure tutti insieme, cioè adesso da molto tempo, tutti insieme in una stanza, quindi che ci dà la possibilità davvero in una sola stanza di attraversare tutta la vita di questo artista, però un allestimento vecchio che ho ritrovato in questo periodo ragionando proprio sulla presenza dei dipinti di Caravaggio dalla collezione aristocratica, dall'inizio della collezione di Scipione fino al passaggio al museo. E qui vedete che appunto c'è questa costruzione di questa parete con il Davide al centro e con gli altri due ragazzi, no, messi così simmetricamente, e con intorno queste opere che sono sempre delle teste, delle immagini appunto che devono essere considerate alla stessa stregua molto vivide dal modello sia bolognesi che adesso diciamo attribuita addirittura a Bernini. E poi con quest'idea di recuperare anche un po' il pathos, la descrizione dei momenti patetici ed emozionanti delle opere di Caravaggio, quindi mettendo accanto questa deposizione di Sisto Badalocchio, quindi dall'altro lato, però insieme pittori bolognesi e Caravaggio. Quindi ecco, questo mi interessava anche per diciamo riflettere su un altro aspetto, cioè su come già nei musei italiani fra gli anni 20 e gli anni 30 ci fosse in realtà questa attenzione per Caravaggio, che poi matura con questa esplosione poi degli anni 50 di interesse per Caravaggio nelle mostre di Roberto Longhi, ma che era stata preparata sia nella ricerca attenta di quadri di Caravaggio da parte di musei che non li avevano, quindi l'acquisto nel 39 alla Pinacoteca di Brera, no, della cena in Emmaus, ma poi anche di questa riflessione accurata sullo stile e quindi sulle potenzialità espressive delle opere di Caravaggio che si faceva anche in un museo come la Galleria Borghese. Ecco, quindi ti lascio con quest'ultimo, perché questo ripensando alle fonti, alla storia critica, alla storia delle opere all'interno del museo e a quello che ho detto prima sul ritratto, questa è un'opera che forse contiene un po' tutti questi elementi, perché è la prima opera di cui negli anni 50 ci viene detto che c'è il ritratto di Caravaggio nella testa di Golia, e c'è il ritratto del suo Caravaggino, quindi di quest'altro personaggio, nel Davide. E anche questo è un quadro di difficile datazione, tu opti poi per questa diciamo più tarda nella monografia, però appunto riassume secondo me tutti quanti gli aspetti che in poco tempo ho cercato di mettere in luce del tuo lavoro straordinario. Ringrazio anch'io per questo invito che mi permette di ritornare in un luogo dove ero stata borsista. Mi ha anche sollecitato ricerche, studi, perché effettivamente il libro di Rossella Vaudrey è un libro che nella grande sintesi
comunque non nella grande essenzialità, se vogliamo, nel saper scegliere con precisione la via che lei intende presentare, tagliando in qualche modo, come ha detto Francesca Cappelletti. Tuttavia è un libro molto completo, è un libro che propone di Caravaggio un'ampia rappresentazione attraverso precedenti, committenti, le prime esperienze romane, poi Malta, la Sicilia, con una notevole ampiezza. E questo mi ha permesso di riprendere in qualche modo, di ritrovare degli spunti molto interessanti, quasi a dimostrare che Caravaggio comunque, anche da giovane e poi anche a Roma, ha frequentato ambienti colti, intellettuali, di una cultura riformata, molto moderna, perché già a Milano aveva avuto questa possibilità di contattare e essere in contatto con ambienti non ortodossi, ma molto aperti. Ovviamente ringraziando la Presidente che mi ha invitato, ringraziando tutti i presenti, vorrei entrare subito nel merito dei contenuti, perché comunque il tempo non è molto. Prima di tutto è anche importante presentare questo libro in questo luogo dove sono nati gli studi su Caravaggio. Vorrei segnalare quanto e come Longhi ha avvicinato Caravaggio, giovanissimo, per la sua tesi, ma come uomo e critico di avanguardia. Ha studiato Caravaggio nella dimensione degli studi sul naturalismo che in quegli anni si studiava negli impressionisti e nei post-impressionisti, considerati con un leggero ritardo, possiamo dire, rispetto alla Francia, però moderni. E in questa dimensione, in questa parabola, Longhi ha cominciato a appassionarsi a Caravaggio, che ha cominciato a collezionare i famosi Ribera individuati da Papi, prestissimo, nel 1921 li ha acquistati da un committente, da un collezionista, tra l'altro, di prim'ordine, che raccoglieva la collezione che era stata del rappresentante commerciale del re di Spagna all'inizio del Seicento. La collezione Gavotto, da cui Longhi ha comperato i Ribera, erano stati di Petro Cussida, cioè il committente di Baburen in San Pietro in Montorio. Quindi Longhi ha cominciato a seguire la sua attività di critico impegnato parallelamente alla sua, quasi come scrive Gianfranco Contini di Longhi, come una mimesi di quello che stava studiando nella sua collezione. Ed è quindi molto interessante, tra l'altro, che acquisti Il ragazzo morso dal ramarro prima del 1930, nel 27, se non mi sbaglio, anche se non si sa con precisione. E quindi mi sembra anche giusto sottolinearlo in questo momento, presentando questo libro, perché la responsabilità in fondo nostra è notevole, ed è anche importante presentare un libro così completo, così ampio, proprio in questa sede. E vorrei proprio iniziare presentando cose già note, anche non solo sconosciute, per collocare la preparazione, la formazione di Caravaggio in un ambiente molto specifico. Longhi stesso scriveva che gli inizi di un artista sono fondamentali perché danno un segno poi a tutto il percorso della vita, e lo diceva lui giovane, quindi capiva che anche la sua novità di studi era in qualche modo una mimesi quasi
quasi si ritrovava nello spirito gagliardo, battagliero di Caravaggio. Volevo mostrare questo Savoldo, che fa parte del gruppo di artisti che Longhi pone molto presto, comincia a studiare Savoldo nel 27, tra i precedenti di Caravaggio, cioè tra quei pittori che prima della fine del Concilio di Trento avevano intuito questo tipo di interesse di Caravaggio per un certo ambiente un po' dettato da una religione pauperistico e per un tipo di costruzione formale di ombreggiatura libera, sciolta dalla tradizione del disegno. E in questo dipinto di Savoldo Longhi intuisce il valore di questa rappresentazione di un pastore un po' anche giorgionesca, e ricordo appunto che si rivolgeva a Caravaggio fin dall'inizio di essere giorgionesco dai suoi contemporanei, che Longhi intuisce come un personaggio dipinto dal vero, perché le ombre cadono in un certo modo, perché Savoldo non dipinge le parti in ombra, non le costruisce esattamente come Caravaggio, ma siamo molto presto nel 1540. È incredibile questa intuizione di Longhi del 27, perché nel 1990 con gli studi di Elena Lucchesi Ragni, e magari chi studia Caravaggio non ha poi approfondito questo aspetto, si è limitato a dei confronti di tipo formale, Elena Lucchesi Ragni ha individuato che questo pastore non è altri che Pietro Contarini, il nobile grande collezionista anche di Giovanni Bellini, Pietro Contarini, che faceva parte di un gruppo di intellettuali veneziani che avevano abbracciato una religione molto influenzata da Erasmo da Rotterdam, pauperistica, e che qui rappresentava se stesso in un viaggio in Terra Santa, fermandosi ogni tanto e suonando il flauto. Quindi questa scelta di un certo tipo di personaggi, in realtà a monte Caravaggio l'aveva vissuta personalmente e sapeva che alle spalle di questo mondo non ci sono solo i bassifonti, ma c'è un'aristocrazia riformata che aveva già fatto molto presto delle scelte importanti e che quindi per un certo tipo di pittura era anche adatto, per un certo tipo di soggetto era anche adatto a un certo tipo di pittura. Ugualmente immagino che si faccia così, per questo dipinto di Savoldo, Longhi intuisce un valore molto importante, cioè che Savoldo in questo dipinto, così come Caravaggio, non disegna, non costruisce in modo anatomico, secondo uno studio anatomico accademico, le figure, e lo intuisce da come sono costruite queste diagonali del collo, delle braccia, delle spalle. Qui non c'è una costruzione che abbia a monte uno studio anatomico. E poi Longhi si sofferma sulle luci, sul rapporto affettivo tra le figure, che è lo stesso che poi Caravaggio eseguirà nella prima versione del San Matteo nella cappella Contarelli. Passo subito a mostrare questo, il quadro che ha dipinto Caravaggio, che è stato rifiutato, lo ha molto aiutato Vincenzo Giustiniani, ha fatto una seconda versione, e vediamo che qui Caravaggio ha proposto la stessa vicinanza affettiva. Ovviamente non era quello l'unico precedente, Caravaggio aveva dei precedenti anche più nobili che Rossella Vaudrey cita, come questo Figino che si trova in una chiesa milanese, in San Raffaele. Figino era un pittore lombardo che era stato a Roma vicino a Michelangelo, e anche Figino rappresenta questo binomio stretto tra San Matteo e l'angelo, con questa rappresentazione degli arti che avanzano, ma c'è una differenza sale tra la compostezza michelangiolesca di Figino e il senso
di maggiore umanità poetica, vorrei dire, tra l'uomo molto semplice, con i piedi sporchi, di San Matteo, e questa dolcissima figura alle spalle. Sempre da Milano viene il gesto iconografico, se vogliamo, della Madonna che insieme al bambino calpesta il serpente. È arcinoto, che deriva da un precedente di Figino. Ho trovato solo una foto bianca e nero, mi scuso. Sono scansioni che ho fatto personalmente e non sono una nativa digitale, mi scuso per tutto quello che verrà anche. È vero, c'è questo rapporto con Figino, ma non è un rapporto stilistico, sia ben chiaro, e questo lo voglio sottolineare. E volevo domandare alle nostre due presenti esperte di Caravaggio se non può essere derivato questa iconografia da un input che venga dai gesuiti, perché il quadro di Figino, che adesso si trova in una chiesa barnabita, in realtà proviene dalla chiesa madre dei gesuiti a Milano, da San Fedele. Quindi mi domando se non è arrivato attraverso un input religioso che frequentava i committenti l'idea di chiedere a Caravaggio questo particolare. Guarda, mi domando, ecco. Ricordo, francamente questa è una cosa che non... E magari non è detto che sia stato studiato, però potrebbe venire da un filone di stampo di provenienza dei gesuiti. Altra così piccola idea che il libro di Rossella mi ha fatto venire in mente: questo tipo di composizioni così ricca di figure, che voglio ricordare è la prima versione della conversione di San Paolo per la Cappella Cerasi, che lo stesso Caravaggio ha accantonato per un'altra molto più composta, con meno figure, più moderna decisamente. Caravaggio esegue, come richiesto dai committenti, opere su tavolo, o come era nel contratto iniziale, opere su tavolo, e poi dopo eseguirà invece delle tele. Questo è, ce n'è anche un secondo che rappresenta appunto il compagno, che però pare che sia andato perso. Ma gli studiosi si sono soffermati su questa composizione così piena di figure, vedendo un precedente in Ludovico Carracci soprattutto, però anche a Milano c'erano dei precedenti importanti, come questo Giovanni da Monte, autore che spesso spunta per Caravaggio anche per l'Incoronazione di spine, che era un artista che aveva lavorato anche con Arcimboldo, che era stato molto nel nord Europa. C'è molto nord anche in Caravaggio, e questo è un dipinto di 4 metri, enorme, una grande macchina, in una chiesa di Milano. Volevo anche sottolineare un altro aspetto: l'insistenza sui cavalli imbizzarriti. Chi legga Lomazzo, cui due importanti trattati sono 1584 e 1590, quando Caravaggio era a Milano e Caravaggio conosceva Lomazzo così come conosceva Vasari, vede che più volte viene citato il cavallo di Leonardo come un punto di riferimento, che poi era un'opera non eseguita, ma c'era il mito a Milano dei cavalli imbizzarriti. Quindi bisogna anche un po' vedere cosa c'era nei ricordi di Caravaggio, che cosa l'idea del cavallo gli faceva venire in mente, quali ricordi figurativi, quali discussioni fatte nella bottega di Simone Peterzano. Così il Bacchino malato, di cui anche qualche volta Rossella stessa lo scrive, si dice che poteva essere un'opera addirittura eseguita a Milano, perché è molto alla Simone Peterzano, questo volto così un po' tondo, la frutta di lato, e poi si vede anche che è un'opera giovanile, perché è un po' imprecisa, la sagoma della spalla che sembra un po' appiccicata, che deriva poi da un disegno trovato nel fondo di Simone Peterzano. Tanti aspetti. Volevo far notare cosa che è stata anche già
un po' detta, ma soprattutto dal punto di vista iconografico, che Caravaggio poteva sicuramente aver avuto contatti con un gruppo di accademici abbastanza importante a Milano, l'Accademia di Val di Blennio, un'accademia di cui faceva parte anche Lomazzo, che qui appunto vi mostro, e questo è il quadro che Lomazzo, l'autoritratto che lui si fa probabilmente quando è stato nominato abate di questa accademia, come un bacco, con l'edera, con qualche cosa, con un mugugno grottesco, con qualche cosa che effettivamente fa un po' pensare anche all'atteggiamento un po' grottesco del bacchino, ma vorrei dire che qualcosa in più, cioè aver partecipato a questo ambiente voleva significare partecipare a un ambiente colto, intellettuale. L'Accademia di Val di Blennio, che si raccoglieva sotto il termine rabbish o rabisk tedesco, che vuol dire arabesco, era un'accademia nata a Milano intorno a pittori che non volevano sottomettersi al rigore di Carlo Borromeo e che avevano privilegiato come luogo elettivo un luogo nelle Alpi, nella Val di Blennio, un po' tedesca, che era anche un luogo di passaggio, quindi un luogo di incontri col mondo internazionale, dove tutti si vestevano da facchino, e questo pelliccia e questo cappello e questo stemma sono stemmi di facchino con cui Lomazzo si traveste, perché era la divisa, diciamo così, degli accademici. Ed era un gruppo di poeti, musicisti. Caravaggio possedeva degli strumenti musicali, non dimentichiamocelo, Leonardo suonava. Cioè, non era poca cosa suonare il violino, mi sembra che fosse un violino e un altro strumento, e una chitarra, quindi è interessante che suonasse, e lo fa salire di grado sul piano della cultura in tutti i casi. E appunto conoscere e contattare questo ambiente, che è andato avanti fino agli anni 90 del 500, era molto importante e qualifica la cultura di Caravaggio prima di arrivare a Roma. Altra cosa, la fiscella ambrosiana. Siamo tutti d'accordo che il grande precedente di una natura morta senza figure è quest'opera di Figino, che è databile in quanto sul retro si è trovato un componimento poetico, il quale a sua volta è stato copiato da Comaini, che è stato il grande biografo di Figino, con qualche minima differenza, con la data, quindi possiamo dire che quest'opera si trova collocabile cronologicamente prima della fiscella, tra il 91 e il 93. Ma quello che è importante è che di questa rappresentazione il Madrigale cita la capacità dell'artista di rappresentare la morbidezza della pelle, di far sentire il profumo delle pesche. Ma c'è di più, vorrei dire. Non si tratta per Caravaggio solo di eseguire un'opera di mimesi, ma molto di più, perché eseguire la fiscella voleva dire entrare nel mondo dei poeti, e ritorno alla cosa che ha detto Francesca Cappelletti. C'è una cultura alta, elevata alle spalle di Caravaggio, perché a Milano aveva frequentato sicuramente un ambiente elevato, e il fatto che Federico Borromeo si sia portato a Milano quest'opera vuol dire moltissimo. Federico Borromeo a Roma aveva frequentato ambienti molto importanti, i giustiniani, tutto il gruppo degli oratoriani che si riuniva intorno a San Filippo Neri. Aveva Federico Borromeo già allora aveva appoggiato gli studi su Roma sotterranea, perché nelle catacombe i fedeli di San Filippo Neri si riunivano. E se è stata pubblicata il grande studio nel 1630 di Bosio di Roma sotterranea, in realtà si deve all'appoggio di Federico Borromeo fin dalla fine degli anni
90 a Roma. Quindi c'è un mondo di classicità, di studi archeologici dietro a quest'opera, e mi sento di dire, guardandola con attenzione, che la netta differenza tra Figino, scusate, e Caravaggio non è semplicemente la capacità di mimesi, ma la capacità di dare, così come Raffaello la dava alle figure, postura alla natura morta. Questa è un'opera che vive in uno spazio a 360 gradi, che come Raffaello dipingeva le figure con un movimento interiorizzato, che occupano lo spazio. Qui si sente una forte classicità, proprio per l'impronta che non è solo di mimesi o di prospettiva di quest'opera, ma di come cade la luce, e non è solo derivata dal fatto che rappresenta le mele bacate, ma c'è veramente molto di più. Così la cultura di Caravaggio emerge anche nel nostro, dico nostro, mi permetto di dirlo, ragazzo morso dal ramarro. Tutti sappiamo che il precedente è questo disegno di Sofonis Banguissola, che si trova a Capodimonte, cremonese come Caravaggio era sotto la diocesi di Cremona. Cremona si trova vicinissima, Caravaggio è a Milano, quindi i rapporti erano strettissimi, e questo disegno è citato da Vasari. Per mille cose possiamo dire che Caravaggio aveva letto Vasari. Ma perché Vasari cita questo disegno? Non solo per la mimesi, ma perché questo era un disegno che Sofonis Banguissola aveva regalato a Michelangelo, e Tommaso de Cavaliere a sua volta l'aveva regalato a Cosimo de' Medici, al duca Cosimo I. E quindi c'è molto di più. Questo è un disegno di presentazione, quindi io non escludo che Caravaggio eseguisse quest'opera e magari varie versioni per presentarsi, per presentare le sue qualità di artista, che sa rappresentare i sensi. Passo veloce perché abbiamo problemi di tempo, mi sembra di... No, non abbiamo problemi di tempo. No, mi sembrava che tu avessi fatto un segno, scusa. Allora, mi permetto, scusate, di... forse ve lo ricordate, senza tornare indietro. Sempre per citare il livello culturale alto di Caravaggio, quando si legge in questa bella monografia, che è ricchissima, che Caravaggio girava con due spavaldamente, con due armi, cosa che sarebbe stata vietata, e che lui, che forse era stato anche mercenario da giovane, poteva fare e sapeva fare, girava anche con un compasso. Ma Lomazzo si rappresenta con un compasso, Dürer rappresenta la melanconia, che è un po' il suo autoritratto della melanconia, con il compasso. Era uno status symbol il compasso. È vero che lo usava, e che forse era il periodo in cui lo usava per l'affresco, il dipinto murale Ludovisi, però è anche vero che non c'è niente in Caravaggio che lui non faccia per qualcosa, per darlo alla comunicazione. Quindi secondo me lui girava, cioè il compasso gli serviva anche in qualche modo per dimostrare che sapeva di prospettiva, che aveva e seguiva un determinato procedimento di lavoro. Il ragazzo quindi con il precedente di Michelangelo, il disegno, poi sempre per tornare a Milano, il ragazzo borghese ha un suo precedente leonardesco, che non so se è stato citato, però è un dipinto, il ragazzo di Caravaggio, considerato un po' appartenente al gruppo dei cosiddetti xenia, cioè dei doni che si portano come ospiti. Anche questo è un dipinto molto precoce, leonardesco, del Metropolitan, siamo negli anni 91-95, quindi precocissimo, forse di Boltraffio, quando era molto vicino a Leonardo, con un soggetto, un tema simile. Quindi ci sono dei precedenti molto importanti. Ricordiamoci che Lomazzo cita Leonardo tra gli artisti importanti come Raffaello, forse più di Raffaello, cioè per Milano i grandi maestri, quando si parla di grandi maestri, il primo è
Leonardo. Poi viene Michelangelo, perché Figino a Roma era stato molto vicino a Michelangelo. La deposizione, anche questo è un quadro per il quale si è giustamente visto un precedente figurativo, formale, nella deposizione milanese, nella chiesa dei Gesuiti, di Simone Peterzano. Abbastanza, ma non molto. Ma vorrei soffermarmi su alcuni dettagli. Questo sperone di roccia che viene in avanti con la verzura nella parte inferiore. Caravaggio dipinge spesso della verzura di questo tipo, in altri 3 o 4 quadri. Bene, questi sono appunti visivi che vengono da Leonardo. Questo è un particolare ritrovato recentemente sotto una boiserie enorme, molto grande, nella sala delle asse, quella sala che Ludovico il Moro ha fatto decorare a Leonardo, che poi ha lasciato interrotta quando poi Milano è stata invasa dai francesi, che doveva rappresentare un berceau di frutta costituito da alberi dipinti alle spalle che nella parte alta si riuniscono, solo vegetazione, senza figure. Ma c'è un punto che è una delle parti più finite di questa decorazione di Leonardo, che poi è stata eseguita anche nel Novecento, quindi a poco valore, sotto la quale sono stati trovati dei disegni, tracce di disegno di Leonardo che sono anche in corso di pubblicazione, ma c'è una parte finita che è un quasi monocromo che rappresenta questa roccia da cui partono gli alberi, questo è il grande zoccolo che è molto alto, e questa specie di organismo che sembra quasi animalesco, è la radice di una pianta, per dire l'importanza che Leonardo dava alla vegetazione, ma è fatta, costruita con speroni di roccia che vengono verso chi è nella stanza, che avanzano, esattamente come Leonardo aveva dipinto nella Sala delle Asse, che è citata con precisione da Lomazzo. Quindi, per quanto non sappiamo se in antico si conoscesse la Sala delle Asse, abbiamo per certo che nel 1590 si conosceva, perché Lomazzo la cita tra le cose importanti di Leonardo da osservare e da studiare. Ma di Leonardo a Milano c'era anche la Vergine delle Rocce, la seconda versione della Vergine delle Rocce, quella di Londra, sulla quale la critica ha dei dubbi, perché la vera, quella ma la Vergine delle Rocce di Leonardo è la prima, quella che lui ha donato al re di Francia, sulla seconda ci sono mille dubbi, però effettivamente dopo il restauro, soprattutto nella parte del pannello centrale, quello della Vergine col bambino, si è riconosciuta per molte parti la mano di Leonardo. Ma tuttavia all'epoca di Caravaggio, di Lomazzo, questa era assolutamente un'opera fondamentale di Leonardo, che è stata restaurata di recente, e sono convinto che nella parte inferiore ha vegetazione, erba, speroni di roccia, anche in questo caso. Quindi Caravaggio, Leonardo poi giravano disegni, io adesso ne ho scansionato uno, ma numerosi disegni di vegetazione che mi ricordano molto da vicino Caravaggio. Ugualmente il paesaggio del Riposo Doria, quando sarà restaurato, ma si vede molto bene questo sfondo smeraldino. Ah, è stato restaurato, scusatemi, non ero aggiornata. Comunque sia, c'è questo sfondo di paesaggio smeraldino straordinario, anche questo può essere avvicinato allo sfondo straordinario, veramente, di Leonardo, della Vergine delle Rocce. Questo appunto per, ugualmente, nella Giuditta e Oloferne Barberini, non c'è solo la violenza che è molto lombarda, ma da Leonardo può derivare questa carica grottesca dell'anziana fantesca dietro Giuditta, che mi ricorda i disegni di grottesca di Leonardo, e Lomazzo cita i disegni di grottesca con precisione presenti a Milano presso Aurelio Luini, pittore che è morto nel 1592, quindi
a Milano giravano ampiamente questi disegni. Mi piace poi, io ho studiato un po' a fondo la cena in Emmaus di Brera e adesso magari vado anche velocemente, ma le due cene in Emmaus, quella di Brera del 1606, dipinta appena prima di fuggire per Napoli, almeno questo io penso, che aveva eseguito, come ho potuto io stessa osservare con una vera rivelazione dovuta alle indagini, che aveva nello sfondo un paesaggio che qui noi vediamo bene, ecco qui ancora meglio nella radiografia e nella riflettografia, vediamo che quest'opera non aveva un fondo nero uniforme, ma un'apertura in un paesaggio, forse una porta, ma qualcosa di molto largo, comunque con un albero che seguiva il lato sinistro e una grande fronda che veniva in avanti. Fonte di luce che giustifica poi le ombre tra l'altro questo è un quadro che nella primissima versione, come rivela la radiografia più della riflettografia, aveva anche una maggiore ricchezza di oggetti sulla tavola, l'oste aveva una caraffa, una brocca, qualcosa in mano, quindi era anche più ricco di oggetti, e che Caravaggio poi ha epurato, liberato, e ha secondo me, e sono ancora convinta, ha anche invecchiato il volto di Cristo, che inizialmente era come più largo, più simile al Cristo senza barba di Londra, della collezione Mattei, per trasformarlo in una impostazione molto più vicina al Cristo isolato, lasciato solo quasi dagli apostoli, un pochino come nella cena in Emmaus di Brera, e con un pizzico di barba. Vorrei anche ricordare, per quanto riguarda il Cristo imberbe della collezione Mattei di Londra, che relativamente al Cristo imberbe c'era una notazione di Valadier, che era vicino a Federico Borromeo e molto vicino agli oratoriani, che diceva appunto che il Cristo nelle catacombe si vede senza barba perché è giovane, perché Cristo è senza epoca, senza età, anche quando è rappresentato mentre esegue i miracoli della sua età tarda. Comunque era giusto rappresentarlo in berbe, come nella cena Mattei, che è molto vicina all'ambiente degli oratoriani, tra l'altro, esattamente secondo il credo degli oratoriani, imberbe, giovane, che voleva dire senza età, al di fuori della storia, sempre giovane in qualche modo. Ugualmente dalla ultima cena, così come la conosciamo dopo il recente restauro, scusate, voglio vedere anche la sequenza delle immagini che ho portato, vedete come siano vicine queste figure di apostoli che gesticolano, anche la forma dei volti, dei corpi, come siano vicine alle due cene in Emmaus. Caravaggio sicuramente è andato, ha studiato, era tra le poche cose di Leonardo, perché c'era la Vergine delle Rocce, la Sala delle Asse, l'Ultima Cena e i disegni che giravano tra i collezionisti o tra gli artisti. E Caravaggio sicuramente l'ha studiata moltissimo, secondo l'input tra l'altro dichiarato in più punti da Lomazzo. Circolavano in Lombardia anche i disegni preparatori, quindi sicuramente lo ha guardato, e vi faccio notare anche la natura morta con le caraffe trasparenti, esattamente come poi esegue Leonardo, lo esegue Caravaggio, secondo poi quella notizia di quella natura morta che non si conosce, che non si sa, della caraffa trasparente, che doveva essere un binomio con la fiscella, forse, non sappiamo. Mi permetto di aggiungere
oltre ai ricordi da Leonardo, un'altra piccola cosa che mi sembra possibile. A volte ci si domanda dove sia andato Caravaggio nei famosi anni prima di arrivare a Roma, non sappiamo. Io non escludo che magari un viaggio a Roma l'abbia già fatto, magari veloce con Costanza Colonna, forse. Però sicuramente adesso si sa che Caravaggio è arrivato a Roma nel 96. E c'è da ricostruire una serie di anni, in alcune dei quali non abbiamo nessuna notizia. È chiaro che ha fatto dei viaggi di studio, aveva studiato sicuramente qualcosa, aveva visto Parma, Mantova, io credo che sia andato come tutti anche verso Venezia ovviamente e anche a Padova. E ho trovato che ci sia una incredibile somiglianza con una cosa che non si conosce più perché è stata bombardata e che è il grandissimo affresco, questa è una foto a Linari, del martirio di San Giacomo Maggiore nella Cappella Ovetari di Mantegna. Se devo dire, la Gregori dice che Caravaggio aveva studiato Mantegna per la violenza, senza fare riferimenti però, perché effettivamente Mantegna ha un segno duro, aspro, però è anche molto classico, soprattutto negli anni da quando è andato a Mantova in poi. Qui siamo in anni prima, giovanili. E questo è un affresco che doveva fare una enorme impressione. Si trova in una cappella gotica, guardate, nella parte inferiore in basso, ma è un riquadro enorme, con le figure che sono anche sovradimensionate, ed è in basso, come in basso a livello di chi entra è anche la scena della decollazione del Battista, che fa un'impressione incredibile con la figura non messa prospettica ma che segue il lato inferiore della rappresentazione, e questo carnefice con le gambe aperte, divaricate. Ecco, è una composizione che è costruita un po' come questa, che è grandiosa tra l'altro perché va vista in una misura grandiosa come si poteva godere nel Cinquecento, alla fine del Cinquecento, quindi doveva fare un notevole effetto anche per la violenza, la crudeltà, la grandiosità, ecco, di Mantegna. Mi fermerei qui, avevo anche una piccola cosa, se volete, che non è mia ma che era già stata detta, ma che ci fa capire ancora di più e ancora meglio la ricchezza di sfumature della cultura letteraria di Caravaggio. Spesso si fa riferimento all'ambiente di Simone Peterzano e volendo però cercare tra i concerti di Simone Peterzano non se ne trovano di simili ai musici di New York di Caravaggio, mentre è molto simile, decisamente molto simile, questa composizione di Parrasio Micheli. Parrasio Michelin veramente era un artista veneziano che aveva lavorato presso Tiziano con Simone Peterzano, e probabilmente Caravaggio, o andando a Venezia o ancora lavorando con Simone Peterzano, aveva potuto vedere composizioni di questo tipo, costruite con la schiena nuda, con il putto, con Eros, esattamente come nei musici di Caravaggio c'è una figura con le ali. Ma vorrei sottolineare che non c'è solo una similitudine figurativa, ma questo è un quadro che va associato a un mondo che girava intorno ai letterati, ai poeti, che associavano la pittura, l'arte della pittura, alla poesia. Perché questo è un quadro che nasce in un ambiente di poesia, di eros poetico alla maniera veneziana. Quindi non bisogna mai fermarsi quando si fanno questi confronti di Caravaggio con il mondo cinquecentesco a una vicinanza figurativa, ma scavare e si troverà che c'è anche molta cultura.
Bene, e ringrazio quindi questa occasione e il libro di Rossella che mi ha permesso e mi ha dato il là per in questi 20 giorni di approfondire queste ricerche. Credo che sarebbe interessante forse una mostra, uno studio o anche una mostra su Caravaggio, i suoi committenti, il mondo dei suoi committenti, non so, i Mattei che collezionavano i passerotti, come? Qualcun altro. Ma perché è un mondo veramente molto, molto, molto ricco. Grazie. Che nasce da Leonardo. Allora, innanzitutto mi corre l'obbligo di ringraziare la Fondazione, Cristina anche per le belle parole, Francesca e adesso Sandrina. E venendo al volume e a quello che è stato il mio piccolo contributo, diciamo così, nell'opera mastodontica di Rossella, diciamo che io mi sono occupato, su suo invito, di tentare un recupero, una sorta di sintesi di quello che è la tecnica esecutiva utilizzata dal pittore, partendo dalle grandi esperienze effettivamente condotte proprio da Rossella e guidate da Rossella negli ultimi anni. Lei fa spesso riferimento alle ricerche condotte dopo il 2009, quindi in occasione appunto dell'avvio delle celebrazioni per il quarto centenario della morte del pittore, ma in realtà è stata lei stessa che molto prima, diciamo così, aveva già avviato una serie di ricerche sulle opere romane che ricadevano, diciamo così, sotto le sue grinfie, perché mi sembra la definizione corretta, quindi quelle di Palazzo Barberini innanzitutto. Effettivamente oltre a quelle analisi, oltre a quegli studi della tecnica, ne erano già stati condotti tanti prima e tanti ne sono stati condotti dopo. Milano 2017, per la mostra Dentro Caravaggio, abbiamo ampliato il parco di indagini diagnostiche disponibili il numero di opere su cui sono state condotte queste indagini. Nel frattempo diverse strutture hanno provveduto con sistemi diversi, non sempre omogenei, diciamo così, a produrre altra documentazione, altri studi su altre opere, e c'erano poi tutte quante le campagne di studi storiche condotte a partire dalle radiografie degli anni 50 condotte dall'istituto, ma insomma, diciamo così, le ricerche erano veramente molte. Il lavoro che Rossella mi ha invitato a condurre è stato quello di cercare in qualche modo di raccogliere queste informazioni, questi materiali, in maniera tale da riconsultarli integralmente, reinterpretarli, cercando, diciamo così, di dare una visione omogenea a quello che è l'approccio allo studio della tecnica. Generalmente le opere erano state studiate appunto ognuna per conto suo, a parte l'esperienza appunto guidata da Rossella negli ultimi 15 anni, forse anche meno. Ogni opera era stata studiata per conto suo, quindi ognuno aveva fatto delle proprie considerazioni, soffermandosi magari più su degli aspetti piuttosto che su altri. Ne risultava che, per esempio, di alcune antiche campagne sapevamo tutto circa le vernici di restauro o gli strati di ossidazione superficiale e nulla circa le preparazioni, di altri dipinti sapevamo tutto sulle incisioni ma nulla sugli abbozzi, e così via. Allora, il lavoro grosso è stato proprio questo, cioè riprendere
prendere tutti quanti questi materiali, quindi radiografie, riflettografie, documentazioni fotografiche, macrofotografiche, quel poco di analisi chimiche e stratigrafiche, l'analisi stratigrafiche che esistevano, che sono disponibili, le campagne di analisi per la caratterizzazione dei pigmenti mediante fluorescenza dei raggi X, e appunto in base a questo, diciamo così, si è proceduto laddove è stato possibile. Devo dire che questo si è riuscito a fare sulla quasi totalità delle opere, sono abbastanza poche quelle che sono rimaste prive di questo studio, a effettivamente dare una lettura omogenea che riguarda in realtà lo stato e la tipologia di supporto delle opere realizzate, quindi sono attualmente confrontabili fra di loro praticamente tutte quante le tele utilizzate da Caravaggio per la realizzazione delle sue opere. Nella quasi totalità dei casi è stato possibile mettere una vicino all'altra anche le immagini delle stratigrafie su sezione lucida, andando a confrontare l'articolazione degli strati preparatori, vedere come la colorazione degli strati preparatori e la rugosità degli strati preparatori possa andare ad influenzare la resa definitiva dell'opera. È stato possibile per buona parte delle opere studiare le fasi preliminari alla realizzazione del dipinto, quindi le fasi veramente iniziali di impostazione della composizione e quindi quelle fasi di disegno o più o meno disegno, diciamo così, del realizzato o con carboncino in alcuni casi, su molte opere, sulle opere giovanili, ma molto più spesso invece realizzato con delle pennellate, con pigmenti bruni o pigmenti neri. Studiare invece l'evoluzione delle incisioni, anche questo è un altro aspetto che è stato decisamente molto importante. Siamo passati da avere un'idea di Caravaggio, pittore che incide sempre e unico pittore nella storia della tecnica ad incidere, siamo passati da questo estremo all'estremo opposto in cui Caravaggio incide o non incide a seconda di quello che intende fare. Ecco, in realtà, seguendo un pochino e andando a fare un censimento del ruolo delle incisioni nei dipinti di Caravaggio, ci si è accorti che queste incisioni, come un po' tutti i fenomeni umani, hanno una loro nascita, un loro sviluppo e una morte che è decisamente molto repentina per queste incisioni che appunto scompaiono quando Caravaggio lascia Roma e, diciamo così, nelle opere più tardi se ne trovano solo veramente pochissime tracce. Siamo andati a studiare gli abbozzi e quindi effettivamente abbiamo studiato tutte le fasi iniziali, abbiamo reso confrontabili i pigmenti utilizzati dall'artista per realizzare le sue opere. Quindi in realtà diciamo che è stato condotto una sorta di censimento e di messa a sistema di tantissimi materiali che erano dispersi nei luoghi più strani, in alcuni casi materiali non pubblicati o materiali pubblicati solo su internet, assolutamente, in altri casi materiali non consultabili. Ecco, abbiamo fatto questa sorta di censimento da cui abbiamo tratto, e questo devo dire è la cosa che è stata personalmente la sofferenza più grande, avere a disposizione una quantità di materiale enorme da ridurre poi a quel punto nelle due colonne di una scheda tecnica da affiancare, diciamo così, alle due colonne della scheda storico-artistica, perché anche quella ha sofferto ugualmente, ma per contenere, diciamo così, dare un'idea del lavoro fatto. Vi ringrazio. Buonasera, devo dire che sono emozionata, sono emozionata e anche un po' commossa di presentare questo libro che è un po', diciamo, la conclusione per ora dei miei studi su Caravaggio, in questo posto che è un posto mitico e sacro per chiunque si occupi di questo artista. E voglio ringraziare prima di tutti Mina Gregori perché è stato il mio punto di riferimento, direi, per tutta la vita.
proprio dalla la mia folgorazione su Caravaggio è venuta nella sua mostra Caravaggio, come nascono i capolavori, che è stata qui a Firenze. Io l'ho vista a Roma, naturalmente ancora non viaggiavo, non ero così motivata, però Roma mi ha aperto gli occhi, cioè la mostra a Roma è stata una cosa che mi ha lasciato senza fiato, quindi grazie a Mina di avermi così ispirato. L'ho seguita tutta la vita, ho seguito il suo esempio, e questo libro è figlio dei suoi studi e tra l'altro riprende molto dell'impostazione anche delle sue mostre, quindi le sono particolarmente grata. Grazie poi a Cristina Cidini, che ci ha accolto qui oggi in questa sede prestigiosissima e che fin dall'inizio ha accolto con gioia e con entusiasmo la mia proposta di presentare qui questo libro. Veramente ci tenevo moltissimo, e grazie anche del ricordo cinese che effettivamente è stato bellissimo, e grazie alle amiche Francesca Cappelletti, che ha sottratto il suo tempo alla Galleria Borghese, che anzi io so che è una liberazione perché uno è così preso dalle cose di tutti i giorni che l'idea di andare fuori da Roma, fuori da quell'ambiente, dai problemi dei custodi, dei capi servizi, eccetera, lo so che per te è stato un sollievo, ma ti ringrazio comunque di essere qui oggi con noi. E Sandrina, che devo dire ha trovato tantissime cose, anzi io ti invito, Sandrina, a fare una pubblicazione a questo punto di antecedenti di Lombardi, di Lombardo-Veneti, di Leonardo, di Caravaggio, soprattutto Leonardo, perché effettivamente manca una visione così complessiva da Milano, perché non so perché Milano ha un po' abbandonato Caravaggio, a parte Berra che diciamo così ha fatto tantissimo e si occupa di documenti, però una visione così organica, storico-artistica, io penso che solo tu la possa pensaci, perché penso, ma per noi è merito dei restauri recenti, sì, però insomma è qualcuno che tiene le fila diciamo di Milano, la Lombardia e il Lombardo-Veneto è importantissima, di qualcuno, poi qualcuno che vada per me è il mio sogno, ma io non lo potrò fare mai, qualcuno che vada negli archivi veneziani, per favore, per tirare fuori dai documenti giudiziari qualche traccia di quest'uomo, che sicuramente è stato a Venezia, ma nessuno è andato, che mi risulti, nessuno è andato mai negli archivi veneziani a cercarli i documenti di Caravaggio. Beh, qualcuno, io spero che qualcuno a un certo punto gli venga questa idea luminosa, perché effettivamente è lì che si può trovare parecchio ancora. I ritratti, Francesca, tu mi hai dato questo suggerimento che mi piace molto, questa cosa dei ritratti, perché effettivamente voi, come dice Bellori, Caravaggio in Lombardia faceva ritratti. E dove sono questi ritratti? Voi in Lombardia che fate per trovare? Ci sono delle, diciamo, se questo andava avanti facendo ritratti, perché non se ne conosca neanche uno, è paradossale, cioè veramente assurdo. E poi sono pochi effettivamente quelli che conosciamo, a parte il fatto delle tre teste al giorno, non ne parliamo proprio, cioè lui dalle fonti sappiamo che a Roma faceva tre teste al giorno, quando stava da Lorenzo Carlo, che era questo pittore dozzinale, cioè, siciliano. E dove sono queste tre teste al giorno? Che lui ci sarà stato come minimo un anno, cioè, centinaia di teste, cioè pazzesco. Tutta il periodo giovanile di Caravaggio in realtà è privo di opere, non ci sono. Le prime, ecco, sono Il ragazzo col canestro di frutta, Il bacchino malato, ma sono già a Roma, anche se qualcuno pensa che siano state fatte in Lombardia. Bisogna che porsi, a mio avviso, questo problema, io ormai no, anche perché ci vuole, secondo me, qualcuno che sia in Lombardia per cercare queste cose. Noi a Roma le teste lasciamo perdere. C'è una cosa che mi fa venire dei dubbi: lui quando arriva a Roma
non frequenta ambienti lombardi. No, infatti, come se avessi... Gli artisti stranieri, non romani, che arrivavano a Roma, stavano tutti in gruppo. Tutti in gruppo, e lui no. Assolutamente no. Assolutamente. È stranissimo, e va dal siciliano. Lui deve aver avuto dei precedenti. Dei problemi. Molto con i siciliani. E dei problemi seri su in Lombardia, e non a caso alcuni dicono che scappi dalla Lombardia. Forse aveva commesso un omicidio. Qualcosa era successo, anche perché non vuole più vedere il fratello. Il fratello va lì per vederlo e lui dice: io non ho fratelli, cioè è qualcosa, insomma, per cui è secondo me importantissimo. Grazie a Claudio Falcucci, che mi è stato vicino in questi anni di, diciamo, di gestazione di questo volume, e devo dire, io l'ho maltratto, lo chiamo a tutte le ore, cioè di domenica, sabato, cioè devo dire, perché i dubbi sono continui e solo lui molte cose me le può risolvere. Infine alla Fondazione e a Claudio Paolini e Paolo Benassai, ovviamente, che ci hanno aiutato e assistito in questa avventura di oggi. Un'ultima cosa, essenzialmente in pillole proprio, io ho voluto scrivere questo, a parte perché eravamo chiusi tutti col lockdown, quindi vabbè, comunque ho voluto scrivere questo libro per intensamente e mettere in questo libro tutto quello che avevo raccolto nei 20 anni precedenti, essenzialmente perché negli ultimi 10 anni ci sono state due grosse novità su Caravaggio. Uno è documentaria, cioè con la scoperta che lui arriva a Roma nel 1596 e non nel 1592, quindi già questo sono 4 anni che nella vita di Caravaggio professionale, che è durata solo 14 anni, sono tantissimi, e quindi andava un po' riorganizzata sia questa sua venuta nel 96 e soprattutto la datazione delle ultime opere. Ancora ci sono monografie che riportano le vecchie datazioni di quando lui si pensava che fosse arrivata nel 92, per cui lì ho detto, beh, insomma, diamogli un'altra collocazione cronologica, e spero anche con l'aiuto di Alessandro Zuccari, che in questo mi è stato estremamente utile, riposizionare un po' tutte le opere. E l'altra sono ovviamente le recenti campagne diagnostiche su 35 opere di Caravaggio, sulle 72 che diciamo che sono conosciute, che ho preso in considerazione, ma non per il rasoio di Hockman, perché ho voluto inserire in questo volume soltanto le opere che erano o citate dalle fonti o dai documenti o su cui tutta la critica era concorde. Non ho voluto mettere tutte le attribuzioni, se non finivo mai. E quindi allora è chiaro che molte cose sono rimaste escluse, perché insomma sono discusse, eccetera, e anche perché mi interessava moltissimo concentrare l'attenzione su queste 72 opere autografe, a cui secondo me bisogna ormai aggiungere anche quella ultima di Madrid, perché è meravigliosa, e quindi diventeranno 73, ma anche perché appunto per avere un'omogeneità anche nel discorso tecnico, cioè praticamente parlare dell'evoluzione della tecnica si può fare solo sulla base delle opere che sono considerate autografe. È chiaro che se in mezzo ce ne metto uno che è di un altro pittore, sballa tutto, quindi la scelta precisa è stata questa. Detto ciò, veramente grazie di questo regalo immenso che mi avete fatto, di presentare qui questo libro, e questo pomeriggio di oggi veramente rimarrà nel mio cuore per sempre. Grazie. A nome di tutta la Fondazione ringrazio veramente dal profondo del cuore chi ha presentato il libro, le amiche e gli autori con i quali mi congratulo, ma davvero so di interpretare anche il pensiero dei consiglieri collegati, perché li ho visti i nomi e sono molto graditi, vicepresidente Daniele Benati e Cristina
Maria Cristina Bandera, che avrebbe progettato di essere con noi oggi pomeriggio, aveva fatto in modo da godere di questa nostra circostanza e compagnia, e poi è stata impedita e quindi ci ha dovuto seguire a distanza, ma la ringraziamo per la sua presenza. Poi qui ci sono il vicepresidente Giuseppe Spadafora, i consiglieri Giancarlo Lo Schiavo, Francesco De Peverelli, tutte persone che hanno dato e danno il massimo per la Fondazione, perché questa di oggi vorrei che fosse compreso proprio da chi ha prestato così generosamente il suo tempo e la sua competenza, è una grande simbolica ripartenza. Come tutti abbiamo sofferto gli effetti della pandemia, della chiusura, della difficoltà di mantenere quella che è la missione della Fondazione, cioè accogliere i borsisti e far loro vivere un'esperienza di qualità tra queste mura e a Firenze. E quindi è stato veramente un momento importante, stiamo facendo tante cose per ora dietro le quinte, verranno fuori via via, ma questo è veramente un simbolico nuovo inizio per il quale ringrazio tutti. Buona serata.